Noi abbiamo ricevuto dal Signore il suo spirito, il suo discernimento, la sua saggezza. È lo spirito che ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. E quando lo spirito compunge il cuore, mette davanti a noi la realtà della nostra vita, e credo che in quel momento e da quel momento, quando la situazione è chiara davanti a noi, non possiamo condurre una vita che dispiace al Signore, una vita che ingloba anche iniquità, peccati, dissolutezze. Per questo, dal primo momento in cui abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, abbiamo rigettato, rifiutato il mondo, il peccato, l'iniquità, perché sapevamo, per grazia di Dio, che queste cose ci tenevano lontane dal Signore. Ne siamo consapevoli a cosa sta andando incontro il mondo? Sentiamo il bisogno di pregare, iniziando certo da noi, dalle nostre case, ma andando anche oltre, per la nostra comunità, per la nostra chiesa, per tutte le chiese che sono sulla faccia della terra, ma anche per tutti gli uomini. Noi siamo chiamati a raggiungere ogni uomo con la parola di Dio e anche con la nostra preghiera. E noi vogliamo pregare per ogni anima, per ogni cuore. Per coloro che forse da tempo non li ricordiamo più in preghiera, per coloro che, io credo che lo Spirito Santo ci dà questa sensibilità, ci spinge a volte proprio a pregare per certi bisogni, per certe realtà, per certe persone, in momenti particolari della nostra vita. Lo Spirito Santo è colui che ci ricorda, ci rammemora, ci rende chiaro qual è il bisogno per il quale noi dobbiamo invocare il nome del Signore.